Salve, sono Elena Armaroli e sono responsabile dell'area motoria dell'associazione MEMO. Oggi parleremo delle tecniche di rilassamento. Perché è importante sapere come rilassarsi? Sapere come rilassarsi, come cercare uno spazio di quiete mentale e fisica durante le vicissitudini della vita quotidiana è un'abilità molto importante da acquisire per gli effetti positivi riscontrati sia a livello fisico che mentale. Le tecniche di rilassamento sono delle azioni volontarie per regolare e gestire gli stati di ansia e di stress. Sono tecniche che hanno come obiettivo quello di alleviare l'individuo dalla tensione e ristabilire il suo equilibrio psicofisiologico. Oggi parleremo di due procedure pratiche per rilasciare tensioni emotive, sentirsi di buon umore, aumentare il livello di energia e allontanare gli effetti negativi dello stress. Una delle tecniche di rilassamento può essere il rilassamento muscolare. Il rilassamento muscolare si basa sull'idea che il pensiero e lo stato emotivo influiscano sul livello di risposta muscolare, evidenziando così una relazione tra muscolo, pensieri ed emozioni. L'essenza della tecnica consiste nel mettere in tensione, secondo alcuni tempi predefiniti, alcune parti del corpo e in seguito rilasciarle. Nel momento in cui avviene il rilascio del muscolo, il soggetto proverà una piacevole sensazione di benessere corporale che si tradurrà in benessere psicologico. Molto spesso il rilassamento muscolare parte dai piedi fino ad arrivare al volto. Lo possiamo fare sia mettendosi comodi a sedere, ma anche a letto prima di dormire, oppure alcuni esercizi anche in piedi. Partendo dalle punta dei piedi, cosa bisogna fare? Distendo le dita dei piedi e le rilascio riportandole verso la tibia. Quindi allungo le dita dei piedi e le riporto verso la tibia. Per contrarre il muscolo invece vado su in punta dei piedi e poi rilascio piano piano, su in punta dei piedi e poi rilascio piano piano. Per le gambe posso anche alzarmi con un appoggio, prendere la gamba, quindi contrarre tutto il muscolo e poi rilasciarle. Per contrarre l'addome spingo quindi i muscoli e poi piano piano li rilascio. Passando agli arti superiori, contraggo e rilascio. Faccio un pugno, quindi stringo forte come se avessi qualcosa in mano, poi piano piano rilascio. Posso fare anche questo, dove contraggo tutto e poi piano piano rilascio. Vado su con le spalle, contraggo tutto e poi piano piano tutto fuori e rilascio. Contraggo tutto e poi rilascio. Per la bocca la posso aprire e poi piano piano richiuderla. Gli occhi li posso stringere forte forte forte, poi rilascio le palpebre. Stringo forte forte e poi rilascio. Uguale la fronte, alzo le sopracciglia e poi le riabbasso. Alzo le sopracciglia e poi le riabbasso. Sono tutti esercizi che potete fare tutti i giorni, anche più volte al giorno o prima di andare a letto per rilassarsi. Farli 4-5 volte di fila e sono sicura che avrete un beneficio sia fisico che mentale.
Un'altra tecnica di rilassamento è attraverso la respirazione. Il respiro è l'arma più semplice e potente che abbiamo per entrare in relax più velocemente possibile. È facile da imparare e può essere praticata sempre e ovunque. È un modo veloce per rilasciare ansie e tensioni quotidiane. Possiamo fare due esercizi. Il primo esercizio è quello di mettere una mano sulla pancia e una mano al petto. Si deve alzare, diciamo, di più la mano sulla pancia rispetto a quella che abbiamo sul petto. A questo punto facciamo 6 respiri con una durata di 6 secondi, sia l'inspirazione che avviene con il naso che l'espirazione che invece avviene con la bocca. Sei respiri così. Un altro esercizio può essere quello di fare 5 respiri, sempre tenendo una mano sulla pancia e una mano al petto, quindi facendo sempre alzare la mano che abbiamo sulla pancia rispetto a quella che abbiamo appoggiata sul petto. Di questi 5 respiri, i primi 4 li faremo molto più velocemente e il quinto respiro lo facciamo più lungo, facciamo aprire bene i polmoni e poi li facciamo tutti rilassare. Quindi andiamo, primo respiro, secondo, terzo, quarto, quinto, ok. Spero che questi esercizi possano esservi stati utili. Io vi saluto e vi auguro una buona giornata.